Lunedì 25 gennaio è stata la festa della conversione di San Paolo, patrono di Concordia. Durante la messa solenne, Monsignor Elio Tinti ha istituito al lettorato Francesco Manicardi. Carpigiano di nascita ma concordiese di adozione, Manicardi ha 39 anni ed è figlio di Franco e di Gianna Focherini. Insieme alla sorella Chiara è uno dei 15 nipoti di Odoardo. È cresciuto frequentando la parrocchia di San Nicolò di Carpi e il convento dei frati minori e si è formato nell'Azione Cattolica, ricoprendo diversi incarichi sia in parrocchia che in diocesi. Francesco ha iniziato il suo cammino nel 1995. Da allora ha seguito i corsi di formazione teologica e pastorale e sostenuto i relativi esami. Ha partecipato al cammino diocesano per i ministri istituiti con incontri, esercizi spirituali e giornate di spiritualità nelle parrocchie. A pregare per lui lunedì 25 c'erano tanti amici concordiesi, carpigiani e i familiari, ma soprattutto la moglie Chiara insieme ai tre figli, Emanuele di 4 anni, Anna di 2 e Giovanni di 1 anno, che lo hanno sostenuto nel cammino di preparazione. Ho cercato di approfondire la vocazione al lettorato impegnandomi in diverse attività sul campo, spiega Francesco Manicardi, ad esempio nel settore apostolato biblico dell'ufficio catechistico diocesano, come lettore prima in San Nicolò e poi a Concordia e San Giovanni, nella missione popolare diocesana, nelle attività per il centro di informazione biblica e nella cura della lezione continua, attraverso gli incontri periodici organizzati dall'Azione Cattolica.